Durante la Rivoluzione francese. Punto F. Attraverso Francesca R. 7 luglio 2024. Sì, senti, scusa, quello che accadeva a Frattocche tra il cerchio, tra lo strumento del cerchio K, il cieco, e quella Maria che era stata una sua amante durante la Rivoluzione francese, e facevano una trance parallela di cui tu hai parlato. Lo strano è che la guida psichica si manifestava prima attraverso il cieco, in maniera come noi conoscevamo, e poi attraverso Maria, che era una medianità elementare, ed essendo la stessa entità, attraverso il cieco si esprimeva compiutamente, attraverso Maria balbettava. È normale, perché le caratteristiche del mezzo permettono un eloquio diverso, un modo di presentare varie possibilità concettuali dello stesso concetto. Sì. E se il mezzo è più evoluto, questo è sempre più possibile, ma la stessa entità, se si presenta in un canale diverso, segue le capacità conoscitive del mezzo. Vi ricordate quello che ho appena detto, che non si possono violentare i mezzi? Sì. Non si possono violentare neanche nell'eloquio. Anche se noi possiamo avere un eloquio sempre più complesso, sempre più verboso, sempre più complicato, che denota all'apparire un'importanza, una sostanza, una forza, una potenza diversa, rispettiamo senza violentare il mezzo. Vi faccio un esempio. Ci sono dei momenti che, se avete verificato pure attraverso questo mezzo, noi bypassiamo completamente, totalmente il mezzo quando cominciamo ad aumentare la velocità dell'eloquio. Improvvisamente prendiamo una velocità nel parlare. Però parlate sempre tramite i mezzi fonici del medium. Certo. E come fate? Questo canale ha la capacità di non intromettersi e quindi di permetterci di poter fare questo. In altri mezzi questo non lo possiamo fare, perché comunque vogliono essere presenti. Questo mezzo non vuole essere presente, non vuole essere a conoscenza, non è mai a conoscenza. Quando sa le cose è perché contemporaneamente diamo anche al mezzo le stesse informazioni, ma non legge, non è a conoscenza. Sì. Ma viene istruito ugualmente, quello che vi avevamo sempre detto. Sì. Il momento in cui noi riusciamo a aumentare questo eloquio, se ci fate caso, esprimiamo dei concetti molto complessi rispetto a tutto il resto del discorso. Esaminate con attenzione quei momenti e vi renderete conto che quella piccola porzione di insegnamento è la più difficile nella comprensione, perché è quella che si stacca di più dal mezzo. Non abbiamo il problema di violentare o meno il mezzo, ma ci adagiamo sul mezzo per l'eloquio, per non immettere troppa potenza energetica in questo canale.
Ma non vi servite del dizionario che è nella mente del medium? Anche, ma non solo. Abbiamo la fortuna che ha un buon dizionario. Sì, appunto. E quindi questo ci permette di poter usare un eloquio un po' più forbito. Potrebbe essere più forbito, ma non è importante quello. A noi interessa che sia il concetto, la porzione di verità nuova, piuttosto che un eloquio più forbito. Lo potremmo fare perché il mezzo ci permetterebbe di utilizzare un eloquio differente, ma a noi ci interessa più far passare i concetti piuttosto che mostrarvi un eloquio diverso, anche con non appartenente al mezzo. Non è assolutamente impossibile, ma non è utile al piano dell'insegnamento previsto per questa situazione. Grazie. Volevo chiederti, Dario ci ha riferito che ha chiesto a due entità dell'esseno, tra cui Alexander, sulla medialità di Dania, e ha avuto un riscontro negativo. Come mai? L'ho spiegato prima. Forse ce l'ha detto prima. Ce l'ho detto, ero distratta. Poi li sentirai e ti troverai le risposte. Può succedere un momento di distrazione, soprattutto se veicola bene l'energia. Dovete imparare a non accumularla, a farla girare un po' di più. Domanda. Sì, allora, ritornando al discorso dei due medium, no? Che sono, potrebbero essere presenti in uno stesso contesto, se questi due medium hanno due livelli evolutivi diversi, uno più alto e l'altro più basso, qual è l'utilità del mezzo, no del mezzo, dell'entità di fare questo... Insegnare ai presenti o al mezzo più meno evoluto? Insegnare ai presenti, ma i presenti non sono solo fisici. Ah,